Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. 2 gennaio 2014. Benvenuti a Prima al Nord. Oggi, omofobia, legge liberticida. Vorrei ricordare a tutti i colleghi cosa stiamo votando. Stiamo votando che chi propaganda idee fondate sulla superiorità legate all'omofobia avrà una pena, un'ammenda a 6.000 euro e una reclusione fino a un anno e 6 mesi. Mi domando se un magistrato domani potrà condannare una persona che dice che la famiglia naturale eterosessuale è una cosa diversa, deve avere diritti diversi rispetto alla coppia omosessuale. Uno può condividerlo o no, ma tutti in quest'Aula siamo consapevoli. Grazie, che domani Federica. Un magistrato potrà condannare una persona perché dice questo. Il momento di crisi che l'intero Paese sta attraversando avrebbe dovuto imporre altre priorità all'attenzione dell'Aula. Stupisce che questo Governo agevoli un'iniziativa parlamentare che sicuramente asseconda le richieste di qualche lobby, ma non la necessità dei cittadini comuni. Da una parte svuotate le carceri con gli indulti mascherati e dall'altra andate a punire la libertà di pensiero. Noi riteniamo che il falso problema di una surreale quanto truffaldina omofobia in Italia è il cavallo di Troia nell'offensiva per impossessarsi delle prerogative della famiglia naturale, l'unica capace di tenere in piedi una società. Domani, l'abbiamo già detto, chi avrà l'ardire di rivendicare la precedenza della famiglia naturale si potrebbe veder contestato l'incitamento alla discriminazione. Chiunque domani, se fosse già questa legge, critica una proposta che a mio avviso non è logica e a mio avviso non ha nessun fondamento, possa essere condannato per omofobia. Potremmo veramente con questa legge andare a comprimere in modo fortissimo la libertà di opinione. Avete chiuso la porta in faccia ad ogni tipo di confronto e ad ogni tipo di dibattito. Sono 3 giorni che stiamo discutendo in questo Parlamento della legge sull'omofobia, ma io credo che oggi il paese reale, il paese che soffre, il paese rispetto al quale ancora oggi il dibattito sull'IVA è stato rinviato in Consiglio dei Ministri, il paese reale, le imprese, le aziende vi ringraziano e ringraziano questo Parlamento per aver dedicato 72 ore del proprio tempo a discutere su un problema serio ma che non rappresenta sicuramente la priorità del nostro paese e del nord del paese in modo particolare. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.